Buonasera, ben ritrovati, nuovo lunedì, nuova puntata di speciale Lega Pro, Girone B in diretta, come di consueto dagli studi padovani di Caffè TV 24, puntata dedicata al sedicesimo turno che ha visto maturare la prima mini fuga del campionato. Infatti nelle zone alte della classifica hanno vinto solamente in tre, ma sono le prime tre della classe: il Pordenone sul campo del Padova, la Reggiana sul campo del Gubbio, e proprio di Reggiana parleremo nel corso della serata in compagnia di Federico Guidetti di tuttoreggiana.com, e il Venezia sul terreno del Fano, perché poi per il resto pareggia la San Benedettese, pareggia la Feralbi Salò, e nell'anticipo del sabato pareggiano al Tardini anche Parma e Bassano. Mentre per quanto riguarda la parte destra della classifica, assolutamente da segnalare gli importantissimi successi salvezza del Mantova, del Teramo e anche del Südtirol di mister William Viali, che avremo in collegamento telefonico nella seconda parte della nostra trasmissione, una trasmissione alla quale parteciperanno ovviamente immancabili gli ospiti in studio, il primo dei quali è Tommaso Rocca di Padova Sport, il nostro ospite fisso che torna dopo una settimana d'assenza a causa derby Veneto tra Venezia e Padova. Ben ritrovato. Ciao Alessandro, un saluto agli amici a casa. E questa sera con noi anche un collega, un amico di Caffè TV 24, come Enea Paglia. Ciao Enea. Grazie, ciao, buonasera. Ricordiamo ai nostri telespettatori che possono interagire con lo studio, con gli ospiti e mandare le loro considerazioni, le loro domande al numero in sovraimpressione, vale a dire il 393-988-1131. Ma ora entriamo nell'esame del sedicesimo turno, innanzitutto facendo il quadro completo con la prima grafica dei risultati che sono maturati in questo fine settimana, con addirittura 26 reti, quindi davvero pioggia di gol nel girone B in questo weekend, 26 reti alle quali hanno contribuito in maniera sostanziosa i successi per 3-2 della Reggiana sul campo del Gubbio e addirittura per 4-3 del Pordenone sul campo del Padova, soli gli 0-0 tra Parma e Bassano e tra Feralbi Salò e Ancona. Per il resto il Venezia Corsaro, come dicevamo, sul campo del Fano per 1-0, poi 2-1 tra Südtirol e Maceratese. Il Mantova si riprende sotto la guida del neo allenatore Gabriele Graziani, 3-1 in casa col Sant'Arcangelo, 1-1 San Benedettese Modena, 2-0 Albino Leffe Lumezzane, termina 2-0 però in questo caso per la squadra in trasferta, il Sant'Arcangelo, l'ultima gara sul campo del Forlì. Andiamo a vedere dunque come si è mossa la classifica con, come dicevamo prima, la mini fuga delle prime tre classificate. Eccola lì, Pordenone, Reggiana 33, Venezia 32, che distanzia di tre lunghezze la San Benedettese, che avrebbe potuto portarsi a quota 31, invece ha pareggiato in casa il Padova, che rimane inchiodato a quota 28, così come il Gubbio, Bassano 27, Parma 26, via via tutte le altre, con però da segnalare anche la vittoria dell'Albino Leffe, che consolida il decimo posto, l'ultimo utile per i playoff, distanziando di 5 lunghezze il Sant'Arcangelo, e poi eccolo lì il Mantova, che guadagna 3 punti sul Forlì, che dunque ritorna in solitaria, fanalino di coda. Innanzitutto però in primo piano il big match del sedicesimo turno, quello che è andato in scena ieri pomeriggio allo Stadio Uganeo tra Padova e Pordenone, 4-3 il risultato in favore degli uomini di Tedino, come abbiamo appena visto in grafica. E allora i nostri ospiti erano proprio in tribuna allo Stadio Uganeo, e dunque Enea, ti chiedo subito, questa partita non ha deluso le attese, il pubblico non si è certo annoiato? No, partita di altri tempi, perché tanti gol, ci siamo divertiti un po' tutti, c'è stato molto da recriminare, però vorrei precisare subito una cosa, che a mio avviso il Pordenone è squadra di alta categoria. Si è notata la differenza già nel primo tempo fino a metà del secondo. Il Padova, quando ha trovato il pareggio lì all'inizio del secondo tempo, sembrava potesse rimettersi subito in carreggiata, invece Pordenone ha dimostrato subito di essere squadra più forte. Ecco, quindi precisiamo questo: Pordenone merita di stare lassù, merita un gran gioco sicuramente, ma è proprio la struttura di squadra che mi ha impressionato, sia dal punto di vista fisico-atletico, sia dal punto di vista tattico. Giocatori esperti, giocatori di categoria, giocatori che già da anni, insomma, vincono i campionati, e quindi il Pordenone è squadra che secondo me di tutte quelle che abbiamo visto forse è la migliore in assoluto, dobbiamo ammetterlo. Mi aveva impressionato tempo fa il Feralbi Salò, ecco, che allora vinse il Padova in rimonta, però era la squadra che avevamo visto migliore allora.
Oggi sta vivendo un periodo un po'. Sì, però secondo me sul piano del gioco il Feralpi Salò sta andando piuttosto bene. Cioè, è una bella squadra, una squadra che gioca bene. Il Pordenone, ripeto, insisto, di tutte quelle che abbiamo visto, meglio ancora del Venezia, meglio ancora del Bassano. Avete visto il Bassano, adesso addirittura è dietro di noi. Quindi, insomma, il Padova invece ha denunciato i suoi limiti, purtroppo. Purtroppo, dopo una buona serie positiva, tutti c'eravamo un po' illusi, sta a vedere. C'è stato un grosso calo nel secondo tempo. Sì, un brutto colpo. No, il calo, la differenza si è vista soprattutto nel primo tempo. Primo tempo e mezzo, l'ha detto anche Brevi nelle interviste post partita. Per un tempo e mezzo il Padova ha solo sofferto, diciamolo. Poi ha trovato il gol del 4-2, si è pensato. Poi ne ha presi tre di fila nel giro di pochi minuti, sì, mi riferivo a quello. Sì, appunto, il Padova ha avuto dei momenti davvero di difficoltà a reggere questa che secondo me è un'autentica corazzata. E vorrei anche aggiungere che mi ricordo che appena 2 anni fa il Pordenone era sul loro fallimento, quindi è riuscita in brevissimo tempo retrocesso e ripescato, è riuscito in brevissimo tempo poi a formare una squadra di questo tipo. È davvero chapeau a Bruno Tedino, non era facile riconfermarsi. Alla società stessa, che però ha visto la dipartita proprio verso Padova di un uomo fondamentale come il DG Zamuner, che poi alla fine tanto fondamentale probabilmente non si è rivelato, perché il Pordenone sta continuando ad ottenere davvero grandi risultati, un po' da eterno outsider della Lega Pro. Tommaso, Padova e Pordenone erano due squadre che ultimamente avevano concesso poco difensivamente, invece improvvisamente 7 gol in una sola partita, era difficile prevederlo. Io sapevo che, conoscendo Tedino, sapevo sarebbe venuto a Leogana a giocarsi la partita. E dopo sappiamo queste partite come vanno, un gol cambia la storia della gara, e è successo che il Pordenone ha dato vantaggio, il Padova si è riversato in avanti per cercare il pareggio, si sono aperti ovviamente degli spazi e questo ha fatto sì che la gara poi terminasse con molte reti. Pordenone che aveva subito un solo gol nelle ultime 5 partite però. Sì, ma se vogliamo i gol che sì, ha anche giocato magari con squadre non proprio della parte altissima della classifica, quindi magari era un po' diverso. A parte la Reggiana. Rispetto a che trovarsi davanti a un Padova, che comunque era probabilmente la squadra più in forma del momento, e comunque con la reazione degli ultimi 20 minuti ha dimostrato di essere comunque ancora sulla buona strada, perché penso che Brevi possa recriminare per il primo tempo, per i primi 50-60 minuti, ma poi per la reazione che la squadra ha messo in campo negli ultimi 20 minuti probabilmente meritava anche il pareggio. E devo dire che mi dispiace solo una cosa, mi dispiace di aver visto un campo in condizioni veramente pietose. Si sa il rugby com'è, ricordiamo i nostri telespettatori che la scorsa settimana è andato in scena. Sicuramente dispiace, perché è sicuramente un evento che è importante ospitare per Padova e per tutto quello che è il movimento del rugby, però il campo di ieri era veramente una cosa indecente, e per due squadre che secondo me vogliono giocare un bel calcio come il Pordenone, come a tratti ha fatto anche il Padova, insomma è stato un peccato non poter assistere a una gara con un terreno di gioco all'altezza. E tra i tifosi biancoscudati c'è anche chi non ha definito all'altezza il direttore di gara, anche Mister Brevi. Ma infatti Alessandro, parlavi di tanti gol, 7, ma potevano essere 8, perché all'ultimo minuto... O anche 9, perché gli episodi contestati sono 2. All'ultimo minuto c'era un rigore sacrosanto per il Padova, questo è innegabile. L'abbiamo visto tutti, io almeno l'ho visto. C'era anche un episodio nel primo un tempo fallo su sì, ma quello su Germinale. È clamoroso. Perché Germinale sulla linea di porta che sta per buttare il pallone di gol viene strattonato alle spalle dall'avversario, steso a terra, poi altra mancanza è quella di Madonna che arriva in corsa a porta vuota e non la butta dentro, forse stava aspettando il fischio dell'arbitro, che ne so. Ecco, quello poteva essere l'ottavo gol della partita, il pareggio poteva anche starci, anche se secondo me qualcosina in più meritava il Pordenone. Anche secondo me, il Pordenone che nel secondo tempo comunque ha anche colpito un incrocio dei pali e una traversa, quindi anche nel secondo tempo ha avuto grosse occasioni da gol a seguito, come dicevano giustamente i nostri ospiti, di 60 minuti di abbastanza netto predominio, specialmente dal punto di vista della molle di gioco. Quindi Tommaso, anche secondo te le proteste sono comunque giustificate nei confronti del direttore di gara? Sì, no, non mi è piaciuto, a parte per alcuni episodi decisivi, che dopo alla fine sono rivelati decisivi, ma ha avuto un atteggiamento durante tutta la gara che non ha mai dato la sensazione di avere la gara in mano.
ha valutato alcuni falli apparentemente uguali a distanza di pochi minuti uno dall'altro in maniera diversa. Ha fatto innervosire i giocatori e questo non è mai un buon sintomo né per l'arbitro né insomma per le due squadre in campo, che da più nervose non danno certamente una mano al direttore di gara. La gara si è innervosita e sicuramente l'arbitro non ha dato una mano a poter far sì che la gara avesse una buona fine. E pensa che questo arbitro era anche osservato speciale in quanto era candidato a una promozione in Serie B. E tant'è vero che a vederlo c'era addirittura l'arbitro Rizzoli in tribuna, che era vicino alle nostre postazioni, non solo perché è di Bologna anche lui, sì. Però era lì a vedere, ad osservare l'operato di questo arbitro, perché appunto si parlava di una sua imminente promozione in Serie B. Io non so un arbitro così incerto se possa fare categorie più alte della Lega Pro, sono molto anche se comunque tirando un po' una frecciatina alla classe abilità italiana, abbiamo visto anche arrivare in Serie A direttori di gara, sì, che anche in Serie B faticavano, cioè, abbastanza in alcune situazioni. Al di là di questo, andiamo a sentire le parole nel post partita di Bruno Tedino in un'intervista realizzata proprio da Enea Paglia qui in studio. Tedino che si concentra non tanto su quello che si è visto sul terreno di gioco quanto sulla cornice dello stadio Euganeo, una bella cornice, un gran supporto da parte di entrambe le tifoserie. Vediamo dunque le dichiarazioni di Tedino. Devo dire la verità, oggi la squadra nostra ha fatto una grande partita per 70 minuti, a me è piaciuta molto. Devo dire che oltre alle due squadre che a me sono piaciute, una per spirito di sacrificio, per umiltà, la nostra e Fraseggio, l'altra per la grande reazione che ha avuto, ovviamente non è facile, però credo che sia stato anche una cosa da sottolineare. Intanto la grande partecipazione dei nostri ragazzi, del nostro pubblico, sono venuti qui a felicitarsi per questa gara, però io oggi ho visto che c'è stato un grande pubblico padovano che nel momento del bisogno c'è, e quindi credo che se c'è un connubio squadra tifoseria il Padova farà delle cose importanti, come sta facendo finora, perché ha fatto veramente un filotto di partite straordinario, quindi bisogna fare i complimenti al Padova e obiettivamente noi siamo contenti di aver fatto una vittoria in questo campo, in questo stadio, perché ci dà ancora più autostima e soprattutto ci dà soddisfazione per i tre punti. Probabilmente queste partite qua, se passano qui 4-5 minuti, probabilmente la partita resta più o meno così. Però il Padova ha fatto gol dopo 30 secondi, il gol nostro, e in quel caso lì appunto la spinta del pubblico e anche la reazione del Padova è stata veemente e quindi ci ha messo in grande difficoltà. E al primo posto a quota 33 punti insieme al Pordenone troviamo la Reggiana, che sul campo del Gubbio ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva. Tommaso, una partita anche questa con tante reti, tante occasioni, e una Reggiana che vince proprio fuori casa il suo tallone d'Achille fino a questo momento. Sì, è stata una partita molto strana perché al 31esimo del primo tempo era sullo 0-0, sì. E al 37esimo sempre del primo tempo, ovvero in 8 minuti, sono state segnate 4 reti, un 2-2, che probabilmente anche come ha detto Tedino, probabilmente se passano quei 2 minuti magari la partita cambia. È stato un botta e risposta, in più la Reggiana tornando in campo nel secondo tempo ha trovato subito il primo minuto il gol del vantaggio e da lì è stata brava, diciamo, a portare a casa la partita da squadra magari con più esperienza rispetto al Gubbio. E la Reggiana è una squadra che, l'abbiamo sempre detto, può stare là davanti, ha la rosa, ha l'esperienza per farlo e probabilmente sta trovando adesso la quadratura giusta per fare bene anche fuori casa, dato che fino ad ora era stato il suo tallone d'Achille. Sì, come diceva Tommaso, questa squadra oltre ai valori tecnici ha dimostrato anche carattere. Ma guarda, io sono sorpreso dalla posizione della Reggiana, perché era forse la squadra meno accreditata secondo me. L'abbiamo vista, io l'ho vista una volta sola, quindi per carità, l'ho vista qui a Padova. Deludente al massimo, e mi chiedevo come potesse ambire a posizioni di classifica elevate. Invece ti assicuro, è una sorpresa per me questa qui della Reggiana in prima posizione in classifica. E chiediamo se è una sorpresa la posizione di classifica della Reggiana anche a Federico Guidetti di tuttoreggiana.com, che abbiamo in collegamento telefonico. Innanzitutto buonasera Federico. Buonasera Alessandro, buonasera a tutti i vostri ascoltatori.
Allora, intanto raccontaci secondo te che partita è stata Gubbio-Reggiana, una partita che ha dato spettacolo, risultato giusto secondo te? Ma guarda, il risultato probabilmente alla fine è un risultato giusto e come dicevano bene i tuoi ospiti, assolutamente una partita strana, una partita rocambolesca, in 5 minuti sostanzialmente 7 sono stati segnati 4 gol. È una partita che alla fine ha premiato probabilmente la tenacia da parte della Reggiana rispetto ad un Gubbio che ha giocato oggettivamente bene e che ha regalato forse qualcosa di troppo in fase di difensiva. Ci sono quindi miglioramenti a tuo modo di vedere nel rendimento esterno della Reggiana in queste ultime settimane? Ma guarda, la partita che ha fatto la differenza è stata quella di ieri, perché se poi andiamo a vedere a ritroso ci sono diverse prestazioni, non solo quella di Padova, che hanno lasciato parecchio amaro in bocca non solo ai tifosi ma anche allo staff tecnico della Reggiana per quanto riguarda ovviamente il rendimento esterno. In casa continua ad essere una squadra assolutamente al momento imbattibile, produce poco comunque a livello offensivo, il calcio migliore forse in questo momento lo si vede sicuramente lontano dal Mapei Stadium. Secondo te questa Reggiana dove può arrivare? Che margini di miglioramento ha? Allora, margini di miglioramento ce ne sono sicuramente, perché è una squadra quasi completamente nuova per quanto riguarda l'assetto tattico, quindi chiaramente essendo all'anno 1 dell'era Colucci non può fare che meglio di partita in partita. È chiaro che ormai i ragazzi lavorano insieme da 5 mesi, quindi qualcosina si dovrebbe vedere dei risultati del nuovo sistema del tecnico. Io penso che i margini ci siano, è chiaro che in un campionato così difficile, in un girone così competitivo come quello del gruppo B, è difficile dire dove possa arrivare la Reggiana. Naturalmente l'augurio e l'auspicio della società in primis e dei tifosi ovviamente è quello che possa rimanere dove è fino alla fine del campionato. Beh, comunque la situazione non è poi tanto male, se ci sono margini di miglioramento e troviamo già la Reggiana al primo posto, miglioramenti che magari possono poi essere apportati anche dalla finestra del mercato di gennaio che si aprirà tra meno di un mese. Si vocifera già qualche nome o comunque qualche ruolo? D'altra parte, insomma, Piazza non ha nascosto le sue ambizioni. Ma io penso che prima di parlare di mercato si debba guardare a cosa c'è in casa, nel senso che la Reggiana è una squadra che quest'anno ha avuto tantissimi infortunati, i primi che mi vengono in mente sono Marchi, che è stato acquistato per fare il centravanti e praticamente ha giocato 4 partite, e Cesarini, che è di fatto abile e ruolabile da giusto un paio di settimane. Sì. Quindi io penso che più che intervenire sul mercato, se non per qualche ruolo di rincalzo, cercheranno sicuramente i dirigenti della Reggiana di recuperare i giocatori interni che ancora non hanno toccato praticamente palla, come Pedrelli, che è un giocatore che in questa Reggiana dovrebbe fare il titolare e ancora non ha mai assolutamente visto il campo. Prima della finestra di gennaio comunque c'è ancora da vivere un dicembre sicuramente avvincente. Prima c'è la partita con il Forlì e sulla carta non dovrebbero esserci problemi, poi però quelle con Feralpi Salò e con il Parma, è un derby che manca da 20 anni e immaginiamo che la tifoseria lì a Reggio non veda l'ora di poter tornare a riassaporarne il sapore. Assolutamente sì, hai inquadrato benissimo il tema, si aspetta il derby, è brutto da dire perché ci sono ancora diverse partite in mezzo, soprattutto c'è una trasferta che a me spaventa di più che non la partita in casa con la Feralpi, perché il rendimento esterno della Reggiana fino a questo momento è troppo altalenante per pensare che sia una passeggiata, ma è difficile a 2 settimane da un evento che, come hai detto tu, manca da 20 anni, non concentrarsi, non essere proiettati su un derby che vale sicuramente, non dico come la stagione, ma tanto all'interno di questa città che aspetta un derby veramente da tantissimo tempo. Una domanda anche in studio da Enea Paglia. Sì, Federico, ciao. Intanto è un girone molto equilibrato, ci sono molte squadre tra le favorite. All'inizio veniva dato il Venezia su tutti, poi il Parma addirittura, Parma invece è andato un po' a ritroso. Adesso voi, che secondo me, insisto, per quanto ho visto io, la Reggiana non mi aveva impressionato, però continua a fare risultati, ben per voi, ma chi vedi fra le altre squadre che potrebbero impensierire questa volata finale? Ma intanto buonasera, sì. Sono perfettamente d'accordo con te sulla pessima impressione che ti può aver dato la Reggiana a Padova. A Padova sì. Nel senso che la partita è stata veramente una brutta partita, non è stata l'unica della Reggiana quest'anno,
però il rendimento interno è un rendimento oggettivamente molto positivo. Per quanto riguarda le favorite, io personalmente fatico a credere che il Pordenone possa arrivare a giocarsi il campionato alla fine, quindi probabilmente, siccome non ho mai vinto nulla, il Pordenone è la squadra favorita per questo campionato. Mi ha impressionato ieri il Pordenone, eh? Sì, è una squadra impressionante, soprattutto a Reggio lo seguiamo con molta attenzione perché giocano due ex giocatori della Reggiana, uno è Stefani Mirko, che è stato capitano qui a Reggio ed è capitano adesso anche a Pordenone, poi c'è Rashid Dharma, uno di quei giocatori che a Reggio doveva fare il botto l'anno scorso, invece non è riuscito assolutamente ad entrare né nel si è fermato all'inizio, aveva segnato, poi si è bloccato. Anche a Pordenone sembrava così, in realtà poi ieri è arrivata una doppietta. Ti ringraziamo Federico, buona serata. Grazie a voi, buona serata. E a un solo punto dalle due capoliste troviamo il Venezia, che si è imposto sul campo del Fano. Tommaso, il Venezia si è ripreso dalla sconfitta nel derby, una vittoria meritata e pesante, perché appunto poi grazie a questi tre punti gli uomini di Inzaghi sono riusciti a creare quello scalino nei confronti della San Benedettese. Sì, direi che la vittoria è stata meritata. Il campo di Fano non è un campo facile, abbiamo visto parecchie squadre fare fatica, ci ricordiamo cosa è successo al Padova, sì. Ci ricordiamo anche che il Parma ha avuto faticato. Molte difficoltà, e invece il Venezia direi che ha dimostrato di aver assorbito alla grande la botta del derby, e c'è questo Marsura che è un giocatore che a me piace tantissimo, che magari ieri non ha esibito nel gol il suo pezzo migliore, però insomma è un giovane che secondo me su cui Inzaghi fa bene a puntare molto, e per il resto insomma sì, il Venezia ha fatto il suo dovere e saranno altre le partite che secondo me potranno dirci se la squadra di Inzaghi può arrivare in fondo. Certo è che resta sempre una fortissima candidata per giocarsi il campionato fino alla fine. Enea, tu che idea ti sei fatto del Venezia? C'è chi esalta Inzaghi, dice molto bravo a calarsi subito nella parte in Lega Pro, una categoria che sicuramente non gli compete, in quanto insomma anche esaminando la sua carriera da giocatore. C'è chi invece è un po' più scettico, specialmente dopo la sconfitta con il Padova. Ma lui ha avuto molto coraggio, ha fatto una scelta molto coraggiosa, quella di venire ad allenare in Lega Pro dopo aver allenato il Milan come sua prima esperienza. È chiaro che se è venuto a Venezia è perché ha avuto anche delle garanzie da parte della società, si punta decisamente e apertamente alla promozione. Non dovesse riuscire, ci sarebbe un fallimento sia per il Venezia sia per Pippo Inzaghi, perché avrebbe perso un altro anno di carriera. Che idea mi sono fatto? È una buona squadra decisamente. Padova l'ha battuta lì in casa sua e quindi lì è stato un gran compaccio quello del Padova. Con una gran lezione però, appunto, sì. C'è da dire da parte di Brevi e Inzaghi. Abbiamo visto degli ottimi giocatori però nel Venezia, sì. dei giocatori che alcuni li ha menzionati adesso Tommaso, però una squadra strutturata bene, non ancora però all'altezza del Pordenone. Chiaro, Enea che punta sul Pordenone. No, perché mi ha impressionato ieri, per quanto visto ieri. Avrebbe impressionato chiunque. Dicevamo San Benedettese che non è riuscita a rimanere attaccata al treno delle prime, un pareggio per 1-1 in casa con il Modena, che ha scatenato, se non le ire, quantomeno una grossa delusione da parte del presidente Fedeli. Andiamo a vedere nel secondo contributo le sue parole nel post partita. Ma deluso, molto, molto deluso, perché oggi speravo un risultato positivo. Un risultato positivo significa che andavamo a 31 punti, quindi stavamo sempre lì a mordere la coda ai primi, invece adesso che mordiamo? E questo è il problema, ci allontaniamo più dalla vetta e diciamo che i sogni svaniscono poi. La nostra? Oggi è una squadretta. Purtroppo ci sono giocatori che non ci sono, inutile che continuiamo a mettere dei giocatori che non servono. Speriamo da riprenderci, però la vedo dura perché non c'è reazione, non c'è. Sembra una squadra appagata da questa classifica che probabilmente non se la sognavano, e allora adesso sono convinti di aver fatto grandi cose, invece non hanno fatto niente, Ma noi ci nascondiamo sempre questa classifica bugiarda, perché per me è una classifica bugiarda questa che ci abbiamo noi, no? È inutile che io adesso ho avuto anche un battipiè col direttore sportivo dicendo che bisogna elogiare questi ragazzi adesso che abbiamo. Ancora ti nascondi dietro la classifica, non lasciamo stare.
Queste le parole del presidente Fedeli, Enea. È evidente che Fedeli miri esclusivamente alle primissime posizioni, tanto da litigare addirittura col direttore sportivo. Ma guarda che la Samba delle Tese è una società storica. Uh-huh. Io me la ricordo in Serie B, era sempre, faceva sempre i suoi buoni campionati di un certo prestigio. È chiaro che adesso avrebbe l'occasione per ritornare agli antichi fasti. Ci vuole pazienza, però sì, ci vuole pazienza, ma secondo me bisogna anche vedere se è una società strutturata, squadra strutturata per fare il grande passo. Sapete cosa invidio la Sampdoria del Tese? Lo stadio. Sì. Loro hanno un gioiellino, si vede anche dall'autostrada passando. È un gioiellino che è stato costruito tanti anni fa, ma già allora si pensava a uno stadio moderno. Infatti non c'è pista attorno, è tutto chiuso con le curve. Cioè, un gioiellino che se ci fosse a Padova non staremmo qui a discutere adesso sul Lugano, avessimo noi uno stadio così. Certo. Tommaso, un'altra prestazione non brillantissima per la Samba del Tese, la seconda in casa. Sì, tra l'altro appunto nonostante uno stadio che è un gioiello, in casa non riescono a ingranare come hanno fatto per esempio fuori casa. Sì, è un discorso che facciamo da inizio campionato, è vero, sì, questo effetto boomerang. E anche il Gubbio ha la stessa più o meno andamento tra casa e fuori casa, che anche a Gubbio dovrebbe esserci un pubblico abbastanza caldo e quindi è molto strano. Qualcuno parlava che magari alcuni giocatori non sono ancora abituati ad avere una spinta da parte dei propri tifosi così, così forte, e quindi magari non riescono a reggere la pressione. E certo è che la Sammarinese, come avevamo detto da inizio campionato, sta facendo molto di più di quello che ci si aspettava, e a San Benedetto devono essere contenti così, secondo me. E dopodiché ieri sono trovati davanti un Modena per la prima volta allenato da Ezzolino Capuano. Ecco, volevo proprio chiederti questo, Modena che secondo me si vede già la mano dell'allenatore. Ha mostrato carattere, oltre allo schema che ha fruttato il gol, ecco, preparato in settimana. Se un allenatore arriva e alla prima gara, grazie a uno schema che ha sicuramente chiamato lui, riesce ad andare in gol in questa maniera, con un Modena che non segnava non so da quante partite, sì, o comunque aveva gravi difficoltà in zona gol, ecco, più di vedere la mano dell'allenatore così, insomma, non so cosa debba esserci. Assolutamente, possono essere sicuramente contenti i tifosi del Modena. Un altro pareggio invece è maturato nell'anticipo del sabato pomeriggio al Tardini tra Parma e Bassano. Un pareggio, Tommaso, che non serve assolutamente a nessuno. Due squadre che venivano entrambe da due sconfitte consecutive. Sì, dopo non serve a nessuno, ma d'altra parte probabilmente era il risultato più giusto, perché è stata una gara tra due squadre che probabilmente non volevano perdere, che hanno cercato di superarsi senza esagerare troppo, e è anche un pareggio giusto tutto sommato, perché alla fine mi pare che entrambi le squadre non meritassero un po', sì, più dell'altra. Certo è che ho visto un Grandolfo che si è mangiato un paio di gol che veramente lasciano a bocca aperta. Dall'altra parte il Parma di Morrone, perché c'era ancora lui in panchina, e direi che può solo migliorare, perché sta vivendo un periodo veramente difficile, e quindi insomma aspettiamo di vedere questo D'Aversa adesso cosa porterà. Esatto, a proposito di D'Aversa, Enea, ti abbiamo chiesto che idea ti sei fatto del Venezia, adesso ti chiediamo che idea ti sei fatto dell'altra big del girone B, il Parma, con questo terremoto, questi ribaltoni. Sì, il Parma secondo me è già andato. Nel senso che è stato il Padova a dargli proprio l'ammazzata decisiva. Non credo ce la faccia a rientrare in corsa per le prime posizioni. Anche loro, come noi, hanno dovuto soffrire l'onta di un di una società che sparisce, e quindi di un fallimento, sì, e quindi ripartire da capo. Sono riusciti subito a tornare in Lega Pro. Quest'anno avevano fatto una buona squadra con Calaiò, eccetera, però abbiamo visto anche contro il Padova che ha dei grossi limiti questo Parma, soprattutto in fase difensiva. Gioca con difensori di 40 anni, voglio dire. Cioè, gran curriculum, ma per quanta, sì, esperienza possono avere, in Lega Pro si corre, ragazzi. E i punti rispetto alla prima posizione, ecco, già 7. Tu mi hai chiesto, ecco, esatto, tu mi hai chiesto il Parma, e il Parma secondo me è tagliato fuori per una lotta finale, anche perché ci sono tante lì davanti che ogni partita ci danno dentro. Sì, c'è grande bagarre
Dicevamo, presentato da Versa al termine proprio della partita del Parma con il Bassano, dunque andiamo a vedere un piccolo estratto della sua presentazione nel servizio. Per quanto riguarda la squadra, penso di avere a disposizione un'ottima squadra, valori importanti, ma che solo il talento non può bastare. Credo che comunque, oltre al talento, ci vada associata la gran passione e la voglia di mettere tutto in campo. Mi ritengo fortunato perché venire qui dove c'è una piazza importante, dove la tifoseria dimostra anche oggi di avere grande passione e soprattutto senso di appartenenza, questo deve essere sfruttato, cioè dobbiamo portarlo dalla nostra parte. Per quanto riguarda quello che mi ha chiesto la società, innanzitutto di cercare di far vedere una squadra appunto che inizi a credere a giocare a calcio. È chiaro che non mi ha chiesto l'immediato risultato in questo momento, perché è chiaro che nel momento in cui si cambia l'allenatore, si manda via il direttore sportivo, ci sono delle problematiche, quindi è come se si ripartisse da zero. E quindi la richiesta della società è quella di comunque vedere una squadra in campo in tutti gli aspetti. Tommaso, domanda un po' provocatoria. Cosa ci troveranno tutte le società in D'Aversa? Il Padova l'aveva cercato quest'estate, il Trapani l'aveva cercato la scorsa settimana e adesso è stato scelto comunque da una grandissima piazza, quale quella di Parma, un allenatore che di grossa esperienza non ne ha due stagioni, una e mezzo, perché nella sua seconda a Lanciano è stato esonerato in Serie B. Ma guarda, intanto gli faccio un in bocca al lupo perché penso che avrà molto lavoro da fare e tra l'altro senza un direttore sportivo o comunque senza figure importanti all'interno della società già... Lui arriva e non ci sono, ecco, non è facile cominciare così. Sì, sembra che l'abbia scelto dopodiché... il nuovo team manager, che però non è stato ancora presentato, ecco. Situazione abbastanza incomprensibile. Sì, veramente strana. E dopodiché, guarda, io mi sono informato perché ero curioso come te di sapere cosa potesse trovarci la gente in D'Aversa, e specialmente quando doveva venire a Padova, mi ero anche documentato. Sì. E ho saputo che è un grandissimo amico di Antonio Conte, perché nel 2006, se non sbaglio, Conte, quando si affacciò al calcio, diciamo, dalla panchina con il Siena di Gigi De Canio, D'Aversa era un giocatore, era uno dei leader in campo, sì. Ecco. E si dice che da là abbia mantenuto un rapporto con Conte talmente stretto che si sentono ancora molto spesso. E pare che D'Aversa abbia questa sua, insomma... Quindi il Parma spera nella longa manus di Conte dell'Inghilterra. Ah, questa amicizia con D'Aversa, che pare, insomma, che si scambino consigli a vicenda sul mondo del calcio. Quindi magari a Parma hanno detto: guarda, Conte sta facendo così bene in Inghilterra, noi proviamo a prendere il suo discepolo e speriamo di avere la stessa fortuna che hanno avuto chi al tempi ha puntato su Antonio Conte. E a proposito di allenatori, abbiamo in collegamento William Viali, l'allenatore del Südtirol, quindi passiamo a parlare della parte destra della classifica. Innanzitutto un saluto, mister. Buonasera. Allora, una vittoria molto importante per voi sul campo della Maceratese, state risalendo la classifica nelle ultime settimane. Sì, veniamo da 7 punti nelle ultime 3 gare, quindi sicuramente un momento positivo. La prima vittoria esterna, onestamente la squadra meritava di raggiungere questo risultato, forse anche prima, avendo fatto ottime prestazioni, però se questo risultato non è arrivato probabilmente mancava qualcosa. Invece adesso i risultati stanno migliorando. Esatto, sì. Esatto, sotto questo punto di vista sabato la squadra è stata molto, domenica è stata molto determinata e ha fatto una grande prestazione, un risultato importante che ci può far affrontare la partita di giovedì con la giusta tranquillità. Ecco, ma che partita è stata quella con la Maceratese? C'era una posta in gioco molto alta, uno scontro diretto? Sì, siamo partiti molto forte, siamo andati in vantaggio quasi subito, comandando la partita per la prima mezz'ora, poi come un fulmine a ciel sereno abbiamo subito il pareggio e lì negli ultimi 10 minuti del primo tempo abbiamo anche sofferto un pochino, però siamo stati bravi a rientrare in spogliatoio in vantaggio di un gol con un gol da fuori area di Fink. Nella ripresa l'unica pecca è stata non chiudere la partita, abbiamo avuto 3-4 situazioni importanti per andare sul 3-1, poi purtroppo nell'ultimo quarto d'ora doppia ammonizione di Sarzi, siamo rimasti in 10
e chiaramente negli ultimi 10 minuti abbiamo sofferto con un uomo in meno, e per fortuna dai, nell'ultima azione che la Maceratese ha fatto una conclusione pericolosa, Marcone si è fatto trovare pronto e fischio finale liberatorio, immaginiamo. Parlavamo prima di miglioramenti da parte della sua squadra, ma lei si è dato una spiegazione di questo inizio a rilento? Qual è stata la chiave per poi raggiungere questi miglioramenti? Ma allora, sotto l'aspetto delle prestazioni, onestamente, anche nelle prime 9-10 partite la squadra aveva fatto molto bene, però soprattutto fuori casa mancavamo sempre il risultato per un piccolo episodio. A Reggio Emilia abbiamo perso a 10 minuti alla fine per un calcio di rigore regalato da noi, a Modena abbiamo perso al 93esimo su un calcio d'angolo. C'era sempre un piccolo episodio che condizionava il risultato di prestazioni comunque sempre positive. A San Benedetto vincevamo a 5 minuti alla fine, ci hanno pareggiato sempre negli ultimi minuti, quindi vuol dire che sotto l'aspetto psicologico la squadra doveva sicuramente fare un salto di qualità, e onestamente nelle ultime 3 gare che abbiamo fatto 3 scontri diretti, la squadra si è fatta trovare pronta, è cresciuta molto come attenzione e come personalità, e ha fatto insomma dei risultati importanti. E grazie a questi risultati il 10º posto, l'ultimo utile per i play-off, è molto più vicino rispetto a qualche settimana fa, è quello l'obiettivo? Sì, noi onestamente, visto le difficoltà iniziali e comunque la difficoltà del girone, perché si poteva immaginare che fosse complicato, ma magari non così poi come si è visto giocando, perché è veramente un girone di altissimo livello. Noi, io con la squadra, con la società, ci siamo prefissati di vivere alla giornata almeno per il prossimo mese e capire poi strada facendo che obiettivo darci, perché questa squadra aveva grandi margini di miglioramento e solo con le prestazioni positive e con i risultati poteva capire bene la strada da intraprendere. Quindi abbiamo per ora la filosofia dei piccoli passi, stiamo vivendo le partite singolarmente, abbiamo fatto bene a Macerata, oggi abbiamo chiuso il discorso Macerata, pensiamo al Parma senza pensare troppo in là e cercare di fare al meglio la partita con il Parma di giovedì. Ecco, come si prepara una partita del genere contro una squadra sulla carta molto attrezzata, ma con un allenatore all'esordio? Non ci sono punti di riferimento. Esatto, e sotto questo punto di vista sicuramente non è semplice. Bisogna prepararla bene sulle proprie cose, cercare di curare i particolari sulle nostre cose, cercare di arrivare prontissimi alla partita, perché chiaramente non si hanno punti di riferimento essendo la prima partita di D'Aversa. Benissimo mister, allora un in bocca al lupo, la ringraziamo per essere stato nostro ospite. Crepi, grazie a voi, buona grazie. Serata. E oltre alla vittoria del Südtirol, come dicevamo in apertura, segnaliamo anche quella del Mantova con il Sant'Arcangelo, Mantova che ritorna alla vittoria e distanzia il Forlì in ultima posizione. Buona la prima, Tommaso, per Graziani. Sì, pensavo dicessi buona la prima, invece no. Sì. No, mi dispiace. Prina non tanto buona. Mi dispiace perché abbiamo sempre detto, insomma, che Prina poteva comunque essere, cioè, era un allenatore che ci piaceva, sì, e sì, sapevamo che potesse risolvere anche lui i problemi. La scossa che ha dato con il suo addio e con l'arrivo di Graziani è servita alla squadra. Ho visto un'esultanza veramente liberatoria al gol del 3-1 in contropiede, ho visto tutta la squadra riunirsi, insomma penso che per il Mantova i giorni bui siano alle spalle, non è solo colpa di Prina ovviamente e non è solo merito di Graziani. Bisogna questa vedere vittoria. Comunque se durerà questa cosa, perché tante volte abbiamo visto allenatori dare la scossa iniziale, vittoria, però poi la squadra tornare sui propri passi precedenti. Sì, no, ma la nostra, diciamo, fiducia nel Mantova era basata anche sul fatto che ha comunque dei giocatori, sì, che non meritano di essere dove sono, ovvero al penultimo posto in classifica. Ora abbiamo parlato del Südtirol che probabilmente potrà tornare a lottare per il 10º posto, che è l'ultimo buono per i playoff, e credo ci possa benissimo rientrare, ma anche il Mantova dovrebbe essere di quelle bande lì della classifica. E non certo per al penultimo posto, quindi credo che i giocatori che ci sono in una squadra come il Mantova possono permettere alla squadra di migliorare da qui in avanti rispetto a quello che ha fatto fino adesso in questo campionato. Chiediamo alla regia se è possibile di mandare in onda il messaggio che abbiamo visto in bassa frequenza arrivare qualche istante fa
così magari possiamo dare risposta allo spettatore che ci ha scritto. Enea, per quanto riguarda il Mantova, come diceva Tommaso, grandi giocatori, è un tecnico preparato come Prina, che non al più tardi di un paio di stagioni fa aveva conquistato la promozione in Serie B con l'Entella. Beh, io devo complimentarmi con Tommaso Rocca, che è espertissimo di Lega Pro, sì. Se le ha studiate tutte le squadre. L'abbiamo scelto bene, come avete visto. Tutti lunedì mi tocca restare informato. Sì, sì. Sarà che io sono abituato a guardare sempre sopra, quelle giù non le guardo mai. Mm-hmm. Ad ogni buon conto, sì, Mantova è una squadra che ha deluso fin qui, è lì a lottare per tirarsi fuori dalle cattive acque, però la struttura ce l'ha, bene o male, insomma dovrebbe anche farcela. Però io vorrei sottolineare ancora una volta, l'ha anche fatto capire Viali un attimo fa, come sia molto equilibrato questo girone. È un girone di ferro, un girone incredibile, perché sia per la lotta per andare su è guerra aperta. E lo stesso vale per quanto riguarda la salvezza, sono tutte squadre che sono lì allo stesso livello, ogni partita è combattuta. È classifica corta, quindi un paio di vittorie possono... Sì, sì, è come la Serie B, no? La Lega Pro di quest'anno sembra quasi la Serie B, uh-huh. Dove se vinci due partite sei su una e perdi due. E non a caso l'avevano chiamata già dall'inizio B2, poi si sta rivelando tale. Guarda che squadre ci sono, sì. E poi... Certamente, eccolo qui il messaggio. Che è arrivato dal telespettatore che ci ha scritto, ci chiede: da Versa allenatore giusto per voi, meglio Crespo? Lo chiediamo a Enea. Ma guarda, Crespo non ha molta esperienza, però è vero anche questo, è anche da Versa. È il fascino del grande nome, del, sì, grande nome, del personaggio carismatico che magari può dare la scossa. Sì, che ha giocato a Parma, però hai visto anche Apolloni, era una colonna del Parma di Nevio Scala, ha vinto una Coppa delle Coppe, se ne sbaglio, da giocatore con Nevio Scala, quindi era veramente una colonna della squadra giallo-blu. Non è detto che i nomi del passato riferiti alla società possano anche come allenatori fare qualcosa, però anche perché Crespo a livello di carriera calcistica come allenatore non sta facendo. Anche lui Modena e basta praticamente, sì. Quindi, infatti, sì, sarebbe simpatico abbinarci il nome, questo sicuramente. Sì, il vicepresidente del Parma al momento della presentazione di D'Aversa, infatti, ne ha detto proprio questo: ha detto non vogliamo il grande nome, vogliamo un allenatore che abbia fame, che magari non sia mai stato in Serie A, ma che abbia voglia di arrivarci con noi. E questa è un po' la filosofia a cui facevi riferimento tu. Sì, sicuramente, anche perché il Parma, secondo me, prima di arrivare in Serie A dovranno passare qualche anno. Se ne passa, sì, beh, ci sono tante formazioni ambiziose, il Parma, la Reggiana, il Venezia, e qualcuna necessariamente dovrà veder fallire i suoi piani ambiziosi. Andiamo a vedere la grafica relativa ai top del sedicesimo turno. Abbiamo inserito al primo posto Berrettoni, prestazione superlativa per l'attaccante del Pordenone contro il Padova, tra l'altro Berrettoni che avevamo posizionato nella seconda piazza la scorsa settimana, e quindi anche un premio questo primo posto per la continuità, perché poi è stata una bella lotta per decidere a chi assegnare il gradino più alto del podio con Guidone. Infatti entrambi con le loro doppiette hanno regalato alle rispettive squadre il primo posto in classifica, e poi meritatissimo terzo posto per Marchi, doppietta anche per lui tra le fila del Mantova, Mattia Marchi, non Ettore Marchi della Reggiana, e una doppietta quindi veramente pesante per la vittoria della squadra virgiliana contro il Sant'Arcangelo. Prossimi turni, ultime grafiche, perché c'è il turno infrasettimanale. Il 17° turno si giocherà quasi per intero nella giornata di mercoledì, e poi su Tirol Parma giovedì e Reggiana Ferralpisalò, come possiamo vedere in grafica, scala al 14 dicembre addirittura. Quindi la prossima partita per la Reggiana sarà quella del 18° turno, ma eccole qui le gare intanto del 17°: Ancona Padova, Bassano Forlì, Lumezzane Mantova, Modena Fano, Pordenone Albino Leffe, Sant'Arcangelo San Benedettese, Teramo Maceratese, Venezia Gubbio, e poi le già citate su Tirol Parma e Reggiana Ferralpisalò. Andiamo a vedere poi anche il 18° turno, che si giocherà invece domenica, con anche in questo caso un posticipo del lunedì, il posticipo del lunedì che seguiremo nella prossima puntata della nostra trasmissione, Albino Leffe Venezia, una partita sicuramente avvincente e da risultato aperto. Albino Leffe squadra in forma, specialmente
tra le mura casalinghe. Ecco, le altre fanno Lumezzane, Feralpi, Pordenone, Mantova, Modena, Parma, Teramo, San Benedettese, Ancona, Forlì, Reggiana, Gubbio, Bassano, Maceratese, Sant'Arcangelo e proprio Padova, Sud Tirol. Quindi il Sud Tirol impegnato in due partite a dir poco impegnative nel giro di pochi giorni, prima con il Parma e poi con il Padova. Quindi tra 7 giorni, nella nostra prossima puntata, la situazione della classifica potrebbe essere ben diversa rispetto a quella attuale, anche tenendo conto appunto poi delle distanze veramente ridotte che intercorrono tra una squadra e l'altra. Dunque appuntamento tra 7 giorni, ma prima ringraziamo gli ospiti che ci hanno tenuto compagnia in studio: Tommaso Rocca di Padova Sport, ciao Alessandro, grazie a tutti, e Nea Paglia, grazie a te dell'invito. Allora, appuntamento lunedì prossimo, stessa ora, alle ore 21, su Caffè TV 24. Buona serata.